Damiano dei Maneskin, gossip accesso dalla fidanzata Giorgia Soleri, auguro. Oggi è un altro giorno, Giorgia Soleri ha cuore aperto sul fidanzato Damiano Davido dei Maneskin. Nella puntata di oggi del talk di Serena Bortone è stata ospite Giorgia Soleri, influencer e scrittrice. Al centro del gossip in questi anni per essere la fidanzata del leader della band del momento. Nel salotto di Rai 1 la giovane ha acceso il gossip sulla sua storia d'amore rivelando com'è il loro rapporto e cosa si augura per il futuro. Io spero di essere di supporto per lui, ma lui è sempre stato molto consapevole del suo talento. Ci auguro di rimanere sempre genuini ed ambiziosi. E ci auguro di essere sempre complici. E poi ancora la ragazza ha confessato che Coraline è dedicata a lei. Damiano l'ha scritta, registrata con un vocale e me l'ha mandata ed io ho capito subito che parlava di me perché c'è tanto di me in questa canzone. Giorgia Soleri rivela a Serena Bortone il calvario della sua malattia, 8 anni per una diagnosi. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin non ha parlato solo della sua storia d'amore con il cantante ma sì. È sbilanciata anche sulla sua malattia, la vulvodinia. Io ho iniziato a stare male a 16 anni e ho avuto la diagnosi a 24 anni. È iniziata come una cistite ed è andata sempre peggio. Ci sono voluti 8 anni per una diagnosi. La giovane ha anche aggiunto che i dolori più forti li ha provati alla vescica con sensazione di bruciori e fitte molto forti. Ma anche dal punto di vista psicologico è stata dura, io faccio fatica a credere al dolore, perché nessuno credeva a me. Damiano dei Maneskin al fianco della sua fidanzata nel riconoscimento della sua malattia. Giorgia Soleri ha 26 anni e per anni ha sofferto di endometrosi e vulvodinia. Entrambe le malattie non sono riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale e la giovane ha iniziato una battaglia con tanto di proposta di legge in Parlamento per diminuire i tempi di diagnosi e soprattutto fare in modo che la malattia venga riconosciuta invalidante per fare in modo che le cure siano garantite dall'SSN e soprattutto per tutte coloro che non se lo possono permettere.